Ciao amigos e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su The Sims 4. L'ultima volta ci eravamo proprio lasciati così, quindi ripartiamo appunto così. Aspettiamo anche che Claudio torni dal lavoro, visto che era dal lavoro. E vediamo un pochino a che ora finisce lui. Finisce alle 23, il che vabbè fra tipo mezz'ora, 20 minuti. Quindi perché adesso la... Ok. Promozione a figure di serie C. Allora, Claudio è stato promosso a figure di serie C. Guadagnerà, beh, non ci interessa. Che ricevuto il secondo ok, tappeto idolo sim. Il tuo prossimo turno sarà alle 17. Ah, giusto, giusto. Mi sembra che lui l'avevamo fatto anche esercitare con la chitarra, quindi infatti gli dobbiamo ricomprare una chitarra, scusami. Mi sembra che a volte facciamo anche scrivere, no, quello giusto, 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 ok. Quindi allora chitarra. Quindi allora lui gli compriamo una chitarra classica e invece per lei dovevamo comprare una scrivania. Boh, si vede poco uguale, però vabbè. Quindi apriamogli una scrivania. Ah, sono sti cosi sopra. Vabbè, le vendiamo che non ci servono. Ok, una sedia. Ah no, così non passa, mannaggia. Ok, allora facciamoli incontrare, quindi sì, in teoria dovrebbe passare uguale, no? Credo di sì. Se no... Questo dovrebbe passare lo stesso. Ma non fa niente se sta sopra il covo, diciamo. L'importante è che mettiamo questa maledetta scrivania con la sedia. Se con un pochino già la mettiamo sempre, già che cos'è? Che brutta. Ok, vabbè, sempre il computer non mi veniva il nome. Questo 4000 è abbastanza, cioè un po' troppo. Dai, gli comprerei al massimo questo. Però non accendiamo oltre perché abbiamo 6000 simoleon, eh? Quindi stiamoci calmi, vediamo anche Claudio, che bisogna, modo che possiamo anche metterlo a dormire semplicemente. Ok, l'importante è che va a dormire, diciamo. Quindi deve andare solo a dormire, allora lo mandiamo a dormire. In modo che domani è un'altra giornata, ci passa? Sì, ok, ci passa, quindi è perfetto. E aspettiamo appunto. Scusate se nello scorso episodio... Ecco, è iniziato il travaglio! Eccolo, 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 eccolo! E comunque stavo... Ok, fermi tutti. Fermi tutti. Stavo appena dicendo, scusate ragazzi, se nello scorso episodio non siamo riusciti a far partorire Clarissa. E guardate un po', invece sta partorendo. Ok. Ha iniziato il travaglio, però vorrei... ma lasciami a dormire. Vorrei aspettare, diciamo, il momento, perché potete anche evitare di andare tipo al coso, cose del genere. Insomma, lei quando si sentirà il bisogno, quando si saranno rotte le acque, partorirà semplicemente. Insomma, gli dovrebbero dare una culla, una culla automaticamente, e lei andrà direttamente a partorire. Ma dai, stai andando però. Vabbè, fatti una doccia.
acqua puoi anche buttare, direi. E vediamo un pochino cosa c'è dentro la cosa. Ok, ci sono, c'è tantissima roba, quindi vabbè, prendi la porzione che stai mangiando. E niente. C'è un po' così, quindi appunto, ripeto, lascio fare, insomma, quando si saranno rotte le acque definitivamente, poi farà, diciamo, poi partorirà da sola, quindi direi direttamente di aspettare che partorisce da sola. Tanto non credo ci manchi poco, visto che è iniziato il travaglio. Infatti adesso in teoria dovrebbe partorire perché 0 minuti, credo che appena finisce la doccia. Ecco, fermi, fermi tutti, fermi tutti. E vieni qui per forza. Dai, 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 dai. Eccolo, eccolo, è arrivato, figlietto, è arrivato, figlietto. Sarà maschio o femmina, ragazzi? Sarà maschio o femmina? Ma sta arrivando lui! È un maschietto! Non ho pensato al nome, devo dire la verità. Però lo chiamerei. lo chiamerei Luca. Sì, con la sediglia, certo. Luca Bianchi, ci sta, secondo me, ci sta. Ok, eccolo, piccolino, però non direi di metterlo qui, ma poi lo mettiamo a casa. Eccolo, quanto è bello lui. Piccolo, ciao. Ok, quindi adesso lo mettiamo, insomma, mettiamo la culla. Tranquillamente, anzi, io la metterei addirittura qui, però non ci entra. Perché là c'è un piatto? Perché sono dei piatti là? Dai, ragazzi, secondo me qua ci sta abbastanza. Oh, che tipo Nicola non si è accorto di niente, che era tuo figlio, però vabbè. Ecco, già sta piangendo. Quindi fai una faccia buffa, non lo so, fai dei versetti, nutribo. E coccola, mentre tu magari potresti ripulire. Oddio, cosa si sa? Potresti ripulire e buttare via tutto quanto. Guarda che è agitatissimo, tipo, stai calmo, non ti agitare. Ok, intanto Clarissa sta pensando al piccoletto. Sa che è ancora un po' agitato, guardate un po' come corre, tipo tutto. E tutto ciò di notte. Quindi il nostro, il secondo figlio di Clarissa è nato di notte. Ok, allora abbiamo visto che c'era della roba, quindi mangiatelo tu, che cos'è? Boh, io lo vendo, cioè non so cos'è. Sì, vendi, che problema c'è? Vendi. Ok, magari vai a mangiare qui. Ok, tipo lei sta anche morendo di fame, quindi apri, prendi una porzione e beh, vanno a mangiare di sopra, direi. Quindi facciamo passare di età, come no. Ah no, tra 18, scusate, ma c'era quella barretta. In teoria, quando fa quella barretta, significa che un Simba deve passare d'età. Invece no, perché? Vabbè, comunque, nel prossimo episodio invece vedremo il bebè. Quindi faremo nascere, faremo crescere Luca e lo faremo bebè. Vediamo anche un pochino tutte le interazioni con il bebè. Io direi di fare tipo. Vabbè, prendi la porzione che ce ne sono tante e le vai a mangiare di sopra. Deve anche farsi una doccia in realtà lui. Si fa una doccia veloce. Deve andare anche in bagno. Quindi
tutto molto tranquillamente. Tipo il frigorifero, la cosa del frigorifero è più alta di lui, però vabbè, dettagli. Tutto, tutto normale, sarei tranquilli. Spiva, you move. Sorbin' nerves. Vabbè. Guardate come gioca veloce, cos'è che è successo? Tipo, tutti energici siamo, è andato il frigo tipo, oh my gosh, tutti sì, sono pronti, Ok, passa, passa, l'aspetto. Ok, devo anche la socialità. Giusto, scusa, non ci devo andare, perché l'ho svegliato? Sono scema. Vabbè, comunque, facciamo anche... Cosa? Dell'abilità motoria che ci manca pochissimo, sta tipo al 62%, al 72%. Lo facciamo anche tranquillamente e finisce di mangiare e fa tutte le cose che gli servono e il figlietto sta male. Quindi crema il pannolino sporco. Culla, dondola, coccola e allatta, anche qua c'è una cosa sporca dove tu hai fatto i tuoi bisognini, diciamo, quindi vai a farli, beh sì, pulisci tutto quanto dopo, ci pensa, vabbè, ci sta pensando Clarissa dopo, quindi è inutile che ci va lui. Ok. Però devo anche cambiare il pannolino perché gli ho tolto la prima interazione da fare, quindi la prima cosa che deve fare è cambiare il pannolino, però. Quindi appunto ripeto, io comunque tutte le interazioni di un bebè le ho viste, però visto che comunque insieme, ripeto, non le abbiamo viste, le vedremo. Mi sembra che Luca sia un po' più scuro, cioè siamo sicuri che sia il figlio di Clarissa, cioè sia il figlio di Claudio, perché non sembra molto, cioè è scuro, cioè boh, pure credo che siamo sicuri, no? Vediamo così, eh sì, per forza, quindi figlio, figlio. Ovviamente comunque siamo ancora a pochi, come si dice, a pochi episodi e cose del genere, quindi cercherò di portare più episodi di The Sims 4 se volete, in modo che comunque andiamo avanti con le generazioni e cose varie, perché siamo veramente indietro, diciamo. Allora, tu hai finito? Sì, ok, quindi può andare a giocare, questa la possiamo tipo spegnere, ok. Però vorrei vedere, scusa tantissimo, ma vorrei vedere anche l'interazione tipo spacca. Scusami Nicola, ma vorrei proprio vedere. Quello no, fratello sorella. Fallo adesso, piccolo. Vedi Persetti, parla che dolce. No, incontra tuo fratello, rincontra, l'incontra che poretto. Ah, vorrei vedere però l'interazione spacca. Ok, tipo se Nicola lo scopre. Fratello sorella indesiderato. Nicola ha appena incontrato un fratello e una sorella che non vuole affatto. Tipo la smetti e la butti via. Fai dei versetti, eccolo. Molto dolce. Eppure, sinceramente, mi aspettavo che Nicola fosse comunque una persona che amerebbe, diciamo, i suoi fratelli o comunque i nuovi arrivati. Però secondo me, sapete cosa dovrebbero aggiungere su The Sims? Gli animali. Cioè, sarebbe una cosa veramente fantastica. Vediamo anche se sta migliorando. Sì, ok, ci manca veramente poco, all'87%, quindi vediamo un po'. Ci manca un pochino.
Sembra si, cioè, non sembra si stia divertendo molto, più che altro. Addirittura Forente, adesso che ci faccio caso. Ma no, perché? Vabbè, un esercizio fisico farà smettere di pensare. Quindi, vai, vai. Sì, ma poi, ok, ce l'abbiamo fatta. Vedete, i compiti a casa 25%, quindi fai i compiti adesso. Mi abbiamo comprato il libro, quindi immagina tipo lui. Cosa hai comprato il libro? Come no? Ma possibile? No? Tipo così strano, l'avevo buttato nel gabinetto, come hai fatto a trovarlo? Tipo l'ho ricomprato, wow, ok, basta. Ok, no, poverino, è veramente furente. Non mi aspettavo che, insomma, Nicola fosse così, veramente. Insomma, mi aspettavo una persona che accettasse i nuovi arrivati o cose del genere, insomma, che. Allora, vediamo un pochino se fa i compiti. Ok. Mentre lui li fa, vediamo un pochino i bisogni. Beh, lei deve andare in bagno. Non so perché ha sempre sonno. Devo dire la verità. E ragazzi, allora, visto che in The Sims 3, tipo io ho The Sims 3 dell'Xbox addirittura, in pratica, io giocavo sempre facendo al massimo un figlio. Perché poi, insomma, una generazione, tipo se tu fai tre figli, poi un'altra generazione la devi, diciamo, buttare, tra virgolette. Nel senso, tipo, come se adesso, Nicola diventa giovane adulto e, Clarissa e Claudio sono adulti o anziani. Diciamo, se voglio continuare, se volevo continuare la storia con Nicola, diciamo, fare nuova generazione, dovevo togliere, dovevo esiliare dal gioco Clarissa e Claudio. Invece in The Sims 4, appunto, non è così. Quindi possiamo fare, diciamo, tutti i figli che vogliamo. Ecco. E io direi che quando Nicola diventerà adulto, se secondo voi è giusto così, quando diventerà adulto, giovane adulto, scusate, e sia adolescente, ossia tra 12 giorni, possiamo far fare un altro figlio a Clarissa e Claudio, in modo che abbiamo anche un po' di più di famiglia, un po' di più di generazioni, diciamo. Perché se no è sempre così. Diciamo, non mi piace così molto. Ho cliccato qua, però non volevo. Ok, e quindi non è così. Però parla tipo con tuo padre, gioca, non lo so. Tipo Michele, boh. Visto che ha bisogno di socialità. Però, ragazzi, siamo quasi a 20 minuti di registrazione, quindi io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciatemi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!